Nella sua nuova veste di fondazione ente del terzo settore, Pistoia Musei rafforza le sue orientamenti scientifici, educativi, sociali e quest'anno sarà particolarmente ricco di proposte, sia espositive, aperture di spazi museali, ma anche proposte culturali. L'anno 2024 è stato battezzato l'anno pop di Pistoia Musei. L'avvio dell'esposizione, della programmazione espositiva sarà una mostra sulla pop art italiana, cura di Walter Guadagnini, una mostra importante che vorrà proporre una lettura originale di questo fenomeno, questo linguaggio artistico degli anni 60. Ricorrono i 30 anni dalla celebre Biennale di Venezia del 1964 e in questa storia nazionale variegata la scuola di Pistoia ha una posizione importante e quindi Pistoia sarà letta nel panorama vasta della pop art italiana. E poi l'apertura dell'area archeologica dell'antico Palazzo dei Vescovi, del museo dell'antico Palazzo dei Vescovi, una tappa ulteriore nel percorso della riapertura completa di questo museo nel centro cittadino che aprirà completamente rinnovato alla fine del 2026. L'area archeologica ci aspetta già per la fine del 2024, anche con alcune novità importanti, un progetto multimediale Pistoia Moving Stories, che tra l'altro ha beneficiato di un finanziamento del PNRR, che vorrà proporre una lettura che dal museo permetterà dei circuiti, degli itinerari anche in città e nel territorio di Pistoia. Da questa mostra dobbiamo aspettarci delle grandi opere d'arte, delle grandi opere d'arte della pop art, uno dei movimenti del Novecento più famosi in assoluto, in particolare della pop art italiana, quindi anche un racconto della società italiana negli anni 60 e anche molto divertimento. Ma come sarà strutturata? La mostra è strutturata sostanzialmente per città, siccome è stato un fenomeno che ha preso tutto il paese, cercheremo di vedere come si è sviluppato nelle grandi città, nei centri come Roma, Milano, Torino, ma anche nelle città più piccole come Pistoia, ad esempio, che è stato uno dei centri propulsori della pop in Italia. Cosa dobbiamo aspettarci da quest'annata pop? La Fondazione Pistoia Musei è stata costituita come ente del terzo settore, quindi si occupa di attività culturali, ma ha una prospettiva sociale. La funzione è certamente quella di gestire le sedi museali e di organizzare mostre temporanee, ma di svolgere più in generale un'attività di interesse culturale per la città, per i cittadini, per i bambini, per le scuole, per le persone con disabilità.